Ben ritrovati su One Last Play con Kerbal Space Program. Quest'oggi l'obiettivo è molto importante, raggiungere l'orbita. Per farlo ho dovuto rottamare i vecchi razzi. Ed ecco a voi l'orbiter Mark I. Ho proprio cancellato i due razzi petardi, tanto non sarebbero serviti a nulla. Vi spiego un attimo questo razzo brevemente. Abbiamo un primo stadio con i due piccoli booster a solido che ho dovuto ridurre leggermente il carburante perché mi superava il limite di peso massimo. Un primo stadio a carburante liquido con questo tipo di motore, che vediamo se sposto questo, ne vediamo le caratteristiche, con l'ISP che è l'efficienza del motore, il thruster, il consumo al secondo, eccetera eccetera. Dopodiché un secondo stadio che sarà da usare nello spazio con quest'altro motore, che è molto più efficiente nel vuoto poiché ha un ISP, lo vedete lì sotto il pannellino della MacJab, -345, ISP 345, che è molto buono. Qui dentro ho raggruppato tutta la scienza con i tre Mystery V, due manometri e due termometri. Chiudiamolo. E la solita capsula con i due paracadute. All'interno c'è il GPDIA pronto e andiamo a lanciare. Bene. Facciamo il quick save come al solito. Mettiamo il rotor al massimo, attiviamo l'SIS, ci inclineremo sui 90 gradi, poiché la direzione più consona per un'orbita è quella un po' più semplice, e proviamo con il primo test di questo razzo. Accendiamo i motori fra 3, 2, 1... Acceleriamo. Ora abbiamo un carburante a liquido, un motore a liquido, per cui possiamo agire sulla manetta. Ed è così. Ora vedo se accelerare o tagliare direttamente quando saremo più in alto. Siamo ancora un po' bassini e il carburante sta finendo. Sta proprio finendo, è l'indicato di meccanica. Siamo un po' veloci. Vedete, l'atmosfera ci fa molto attrito, quindi stiamo consumando più carburante di quello che sarebbe consigliabile. Però ce l'abbiamo fatta, siamo in orbita. Spegniamo tutto. Aspettiamo di salire un po' per circolarizzare. In questo momento abbiamo questa traiettoria. Ci vediamo più o meno qua sopra. Eccoci qui, siamo nello spazio. Ora io mi metterò tangente alla superficie e darò fine al serbatoio. Facciamo. Attiviamo quest'altro. Ciao primo stadio, e speriamo che basti la potenza di questo motore perché è poco potente per circolarizzare. Vediamo ancora un attimo, motori avanti tutta. Manca più poco, ci siamo quasi. Però siamo ancora in suborbita e siamo in orbita. No, 29, questo deve arrivare a 70, che è il periasse. Quando il periasse supera i 70 siamo ufficialmente in orbita e non torneremo più giù a meno che non accendiamo i motori. E ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta alla prima. Fantastico. Allora, abbiamo infranto gli ultimi record.
abbiamo ottenuto l'obiettivo, che era quello di entrare in orbita. E fantastico, siamo già in orbita. Allora, facciamo i nostri report. Non possiamo uscire perché non è addestrato. Vabbè, già fatto il Mystery Goo. Vuoi dire che non ottengo scienza? Sono in orbita, caspita. Questo mi lascia un po' deluso. Però siamo già in orbita, cavolo, pensavo di metterci più tempo. Allora, vediamo di sfruttare la cosa. Lasciamo il nostro Jeb un attimo qui. Torniamo allo Space Center. Ok, abbiamo 331.000 perché abbiamo fatto un po' di soldi. Vediamo se c'è qualche contratto che ci possa aiutare. Allora, questo ci chiede di ritornare su Kerbin dall'orbita. Lo accettiamo perché intanto non intendevo lasciare JBD a morire là sopra. E basta, ci teniamo questo. Gli altri direi che per ora non ci servono. Comunque ci faremo un po' di soldi. Prima di scendere però voglio aumentare il livello di questo edificio. In questo modo i Kerbal saranno addestrati per uscire nello spazio. Ho ancora parecchi soldi. Potrei anche farmi l'upgrade di questo e di questa se riusciamo. 150, la facciamo di questa. Prossimo passo è questo, però aspettiamo di avere un po' più di soldi, tanto per ora non ci serve. Ok, torniamo da Jebediah che è in contatto con tutto il mondo. Torniamo sopra. Ok, se la mod che ho installato funziona a dovere, mi fa uscire. Facciamo un eva report. Allora, sopra all'acqua. Ok. Vedete che ora ogni bioma che fa, ora siamo sopra questo terreno qua che non so che cosa sia, ma se io faccio eva report è sopra il grassland, non più water. Quindi quello che ora farò sarà fare un giro dell'orbita completo registrandomi tutti i report per ogni bioma. Ci vediamo quando ho finito. Bene ragazzi, ho riattaccato un attimo la registrazione perché penso, con la fatica che abbiamo fatto per entrare in orbita, non tanto in questi episodi ma nei precedenti, questo momento ve lo meritate anche voi. Bene, era un momento che mi sembrava giusto farvelo vedere. A questo punto riprendiamo il nostro normale corso e continuo a fare i miei esperimenti. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, JBD si sta facendo un giro nello spazio col suo piccolo jetpack. Rientriamo e quello che voglio fare adesso è atterrare nel deserto che vedete qua davanti.
difficile farlo, però se non rientro nella capsula. Dai su Jeb, prendi. Ok. Quindi, come atterrare qua? Frenando dall'altra parte del pianeta. Dovrebbe andare bene. Facciamo un salvataggio per sicurezza. Voglio far arrivare questo per gli asse. Posto basso. Così va bene, rallenterò di più quando saremo lì. Sì, sotto i 20, dai. Ok. Aumentiamo un po' la velocità. Bene, ora siamo nell'atmosfera, non posso accelerare il tempo più di così. Ci vediamo quando siamo un po' più vicini. Ok, stiamo iniziando a bruciare nell'atmosfera. Un po' troppo presto, forse. Forse ho stretto troppo l'orbita. Rischiamo di non arrivarci. Beh, per ora il motore sembra reggere la temperatura. Finché regge non lo stacco, perché è l'unica cosa che mi permette di modificare un po' il mio punto di atterraggio. Vediamo un po'. Se ne taglio anche un attimo su questo pezzettino. In realtà non sta frenando, eh. Ora sì, ma ancora poco. Aia, si sta surriscaldando. Devo abbandonarlo. Esplodiamo, devo abbandonarlo per forza. Ciao motore, dove atterriamo? Atterriamo. Sembra facile, ma capire come dov'è il rallentare non è così semplice. Siamo arrivati decisamente corti. Però posso confidare forse nelle montagne. Mi dispiacerebbe attraverso le montagne, ma non posso ancora aprire il paracadute, devo aspettare di rallentare. Per le montagne invece andiamo lunghi. O no, stiamo rallentando. Dai che ci va bene. Appena mi risulta sicuro aprire il primo paracadute. Siamo ancora troppo veloci. Vai, non ti rompere che eri giallo. Sarebbe meglio aprire il paracadute quando è in zona verde. Ma sto superando le montagne. Ora si dovrebbero aprire. Ok. L'ultimo si apre a un chilometro da terra. Bene. Ci vediamo all'atterraggio. Eccoci, stiamo per atterrare. Rallentiamo il tempo, che ho paura che vada tutto in bug. E stiamo per toccare il suolo. Senza far esplodere niente, perfetto. Bloccati così. Apri. Vediamo se riusciamo a rimetterlo in piedi, ma non credo. Ce la devo fare.
Sì? Perfetto. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, facciamo girare gli esperimenti. Ci risulta ancora montagna, questo mi fa piacere. Story experiment, poi facciamo un altro Eva report in piedi. Jeb in volo sopra le montagne, in realtà stavo saltando, ma va bene. Niente, non me la fa stoccare, vabbè, non riesco più a salire, pazienza. Piantiamo la nostra bandierina, che ci darà un nuovo record. Oh, guardate che carina. Ok, scriviamo prima orbita. Nemmeno Jeb ci crede. Ok, ottimo. Allora, recuperiamo Jeb, recuperiamo l'orbiter e siamo volati in alto. Allora, scienza, siamo arrivati a 142 parti, vabbè, quello che è, i fondi sono arrivati a 213 e gli obiettivi ci hanno sbloccato un bel po' di roba. Beh, siamo pieni di soldi a questo punto, direi di fare l'upgrade anche di questo, così possiamo pianificare i voli. Ci sblocchiamo ancora due cose prima di salutarci. Abbiamo 142 di scienza, per cui sbloccherei sicuramente gli oggetti scientifici. Un esperimento, le batterie, un nuovo modulo di comando che però è computerizzato, quindi non dovremo più usare per forza dei Kerbal. Lo scanner altimetrico. La telecamera da esterna, che è una figata se funziona. Unità di stoccaggio esperimenti, questa non so che cosa sia, non so come funziona. Allora, ricerchiamo questa. E le prenderei tutti a questo punto. Bene o male sono utili tutti. Questo è utile solo per questo pezzo, però forse possiamo farne a meno. Potrei sbloccare questi due. Questo per i fairing, che sono molto carini e utili, anche se forse non al momento, e questo per sostanzialmente la rampa di lancio. Allora, facciamo così, ci prendiamo i carburanti per ora e ci compriamo questo qui, vediamo poi come si evolve la cosa. Per oggi è tutto e alla prossima, ultima puntata.